Siamo a Rimini alla riunione nazionale della Fondazione Italiana Linfomi e con noi è la dottoressa Serena De Matteis, autrice del libro autobiografico Marinai di Terraferma, da cui poi è stato anche tratto uno spettacolo teatrale, Life, quando la malattia viene raccontata attraverso l'arte. Al centro di questo spettacolo abbiamo visto la figura della statua umana, che rappresenta tutte le fasi della malattia, sia da un punto di vista emotivo che da un punto di vista fisico. Tu, Serena, nel tuo doppio ruolo, sia di ricercatrice che di ex paziente, come hai vissuto e quanto è stato forte reinterpretare e rivivere questi passaggi? Buonasera a tutti, innanzitutto, e sicuramente è stato molto emozionante rivivere sul palco la mia storia. Ho voluto raccontare una storia di vita a confronto con la malattia che non riguardasse soltanto me in prima persona, ma fosse poi uno specchio, un esempio di tutti i pazienti, di tutte le persone che comunque la malattia l'hanno affrontata e continuano a viverla. È un susseguirsi di emozioni forti. Quello che ho voluto appunto riproporre con la statua umana è un percorso step by step di tutte le fasi della malattia, quindi dall'attesa di ricevere una diagnosi di linfoma alla diagnosi vera e propria, quindi allo sgomento, alla paura, fino poi al percorso terapeutico intrapreso dalla persona e agli effetti, come hai detto tu, che il trattamento ha sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista fisico, con un'immagine che cambia, purtroppo si modifica nel tempo e quindi non c'è più un riconoscimento della propria figura, quindi uno specchio riflesso dove la protagonista non riconosce più l'immagine che osserva. E fino poi ad arrivare a maturare una nuova consapevolezza e quindi c'è un percorso introspettivo, terapeutico, lo definisco io, dove praticamente c'è un'accettazione, una maggiore consapevolezza, anche maturità nell'affrontare la malattia e a capire che in fondo la vera bellezza è quella interiore e la bellezza interiore poi è il riflesso di quello che poi viene visto dagli occhi degli altri. In questo racconto hai usato molto spesso il termine emozione, quindi mi viene da chiederti, oltre all'emozione che rappresenta la statua umana, l'emozione di chi vive questo momento particolare nella propria vita, cioè la malattia, può essere in qualche modo aiutato dall'arte? Per esempio, a te è servito questo rapporto con lo spettacolo, Sì, assolutamente. Beh, venire poi dal mondo del teatro delle emozioni, lo sottolineo, è sicuramente stato terapeutico per me, perché il teatro mi ha maturato quella consapevolezza di cui parlavo poc'anzi. E quindi mi ha fatto gestire le emozioni. Naturalmente le emozioni non vengono cancellate, cioè il nostro trascorso, il nostro vissuto rimarrà come una traccia indelebile, però c'è una gestione migliore delle emozioni, di quello che si prova nel ripercorrere alcune fasi della malattia, purtroppo dolorose. E che importanza ha in questo senso la condivisione, con gli altri pazienti, con le altre persone che stanno combattendo con questo tipo di malattia e quanto la condivisione anche da un punto di vista, di sensibilizzazione attraverso una platea e attraverso un palcoscenico, cioè la rappresentazione della malattia stessa? Beh, la condivisione è sicuramente tutto, è al centro poi del mio spettacolo. Il condividere comunque dei momenti difficili, dolorosi con la famiglia, con gli amici, con anche gli stessi medici che poi sono una guida per noi, è importantissimo perché comunque il malato non si sente solo e quindi sentendosi coccolato da tutte queste
queste persone naturalmente affronta meglio la malattia e il suo percorso terapeutico. La condivisione vorrei pensarla anche traslata nel mondo della ricerca, di cui appunto mi occupo, perché i progetti appunto vanno condivisi il più possibile tra noi ricercatori e medici, quindi ci deve essere una maggiore compartecipazione agli studi. Dobbiamo sentirci appunto, dobbiamo maturare ancora di più questo senso di appartenenza e, ripeto, anche se siamo gruppi provenienti da diversi centri dislocati in varie posizioni geografiche, comunque questo non deve allontanarci, ma unirci sempre più. E PHIL è questo, cioè PHIL è una grande famiglia che ci raccoglie tutti e che deve aiutare poi tutti noi appunto a condividere il più possibile, a realizzare i progetti insieme. Siamo ritornati appunto sulla parola ricerca. Ricordiamo appunto che i diritti d'autore del libro Marinai di Terraferma sono stati donati da te alla Fondazione Italiana Linfomi per sostenere i progetti appunto sulla ricerca del linfoma. Dei linfomi recidivati refrattari. Quindi acquistiamolo e sosteniamo la ricerca. Grazie. Grazie.